9 mesi senza stipendio e così per caso ho provato una slot machine e da questa vincita mi sono infangata. Parola giusta, infangata. Chiara ha un nome di fantasia e una storia di rinascita da raccontare. Il tarlo del gioco che mette radici a Biella nelle giornate vuote della cassa integrazione. Il marito al lavoro, la figlia a scuola, mattinate intere mangiate dalle slot machine di un bar, fino a diventare dipendenza, vita. Quando è che appunto il gioco comincia a diventare un problema? Quando nel mio caso non ho più dormito la notte. Ho fatto 3 mesi di insonnia. È una cosa che ti invade tutto il cervello, perché è un pensiero fisso, è un'ossessione, chiamo un'ossessione la parola giusta. E lì poi diventa, c'è le compulsioni, che le gambe vanno da sole, non voglio, non voglio, però ci vado. Quando è arrivato il momento in cui ha detto basta, non riesco più ad andare avanti? È durato perché mio marito ha scoperto il conto in banca, non si poteva più andare avanti così. O c'era il botto della pistolesa da buttarsi giù, o dovevamo darci un taglio. È iniziata da qui la risalita di Chiara, da una quotidianità che riusciva a prendersi anche 500-600 euro al giorno. La strada del SERT, la presa di coscienza di avere un problema, poi l'incontro con l'Associazione dei Giocatori Anonimi, presente in tutte le città del Piemonte, il confronto con chi vive la stessa realtà, la forza di mettersi tutto alle spalle. Non sono stati tanto i soldi che mi hanno devastato ulteriormente, ma il tempo e diciamo tutto lo sprecare che potevo fare verso la mia famiglia. Il soldo, secondo me, va e viene, si recupera il soldo, ma il tempo perso, quello no. Storie come quella di Chiara sono diffuse più di quanto si possa pensare. Il gioco e i suoi rischi sono ovunque, in grandi città come Torino o in provincia. Abbiamo circa 670.000 euro giocati ogni giorno e 130.000 euro persi nel biellese. Se consideriamo la stima minima, abbiamo un numero di giocatori d'azzardo patologici, quindi malati, che si aggira intorno alle 900 unità. Con la stima massima saliamo a circa 4.000 persone. L'Osservatorio delle Povertà della Caritas è un luogo privilegiato per cogliere certi fenomeni. Chi affoga la vita nel gioco è a tutti gli effetti un nuovo povero. È per tutta questa gente che sono nati negli ultimi tempi nuovi progetti di sensibilizzazione. A Roma è ancora da sciogliere la polemica sull'emendamento che sanziona i comuni che decidono di contrastare il gioco d'azzardo. A Biella la società civile è molto più avanti. È partito da qui il movimento Slot Mob, una campagna che premia i locali che rinunciano a slot e simili. Quello che noi cerchiamo di fare però non è di fare un movimento contro il gioco d'azzardo, perché lasciamo la libertà di scelta alle persone negli esercizi, ma a favore di quelle persone, di quei gestori che decidono di fare questo tipo di scelta sostenendoli economicamente, nel senso organizzando dei mob, quindi andando in tanti a consumare effettivamente in quel bar per compensare la scelta economica di togliere il gioco d'azzardo. L'ultimo locale è il bar della piscina, gestito da due giovani che non hanno avuto dubbi. Qua abbiamo una clientela pressoché di bambini e mamme, quindi secondo noi stonava proprio tutto quello che era gioco d'azzardo. Diciamo che c'è un ambiente ancora più sereno rispetto a quello di prima, perché comunque il giocatore delle slot ha sempre qualcosa da trovarti da dire. Le monete le voglio da 1 euro, non da 2, le voglio. Cioè, perché con quelle da 2 non vinco con quelle da 1. Dentro di noi si è più felici a guadagnare la nostra pagnotta lavorando come baristi e non grazie a un altro dato al gioco d'azzardo. I clienti apprezzano. Sono contentissimo perché quello lì rovina proprio la vita di troppe persone, veramente. Ne ho visti di tutti i colori in questa macchina. E veramente questo bar ha fatto la scelta migliore. Molto intelligenti, decisamente. Io è una cosa che detesto, cioè trovo, soprattutto in questi tempi, ecco. Ho visto gente che si è proprio persa la vita e quindi io non sono d'accordo sulle slot machine. Gocce nel mare che valgono tanto, danno speranza anche a chi ha vissuto notti nerissime, a chi conosce fatica e disperazione. Signora, oggi quando si guarda indietro, che cosa pensa, che cosa prova? Adesso provo libertà. Torniamo a vivere, ragazzi, guardiamo in avanti perché non si può andare avanti così.